questo rumore. I suoni vengono dallo spazio, ci preannunciano un collegamento particolare. Vediamo se ci riusciamo, perché siamo in collegamento con Los Angeles. Ci chiamano loro, non abbiamo queste possibilità. Ci chiamano da Los Angeles. Vediamo, Diego? Pronto? Sì, Carlo, ciao. Ok, benissimo. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno Diego. Diego Antonini è il coordinatore di un portale, diciamo, dicelo te, dai, ricordaci chi sei e che fai, dai. Bene, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Sono uno dei coordinatori, insieme a Alessio Sargentini e Emanuele De Luca, del portale di ricerca indipendente TheXplan.net. Ci occupiamo, tra le varie tematiche che studiamo, di ufologia, di leggende popolari, mitologia, trattiamo anche degli argomenti adesso abbastanza, diciamo, attuali, come quelli della fascienza e delle problematiche spaziali, e oltre a trattare tematiche della mitologia e del passato, siamo anche coordinatori del Centro Ufologico Nazionale, coordinamento regionale per l'Umbria. Sì, ti sento adesso, sì. Beh. Allora, introduciamo l'argomento di oggi. Sì, oggi volevamo parlare dei cerchi nel grano, o cross circles, quindi un fenomeno che in parte è collegato all'ufologia e in parte invece può essere definito un fenomeno a sé stante. Cosa sono i cerchi nel grano? È una tematica che soprattutto nel 2000 e negli anni 90 ha fatto molto scalpore, tuttora è moderna ed attuale. Sono dei disegni che appaiono sistematicamente nelle campagne, soprattutto inglesi, ma anche a livello europeo, a livello mondiale, nei campi di grano di tutto il mondo, e sono delle formazioni circolari o anche più complesse, che appaiono spesso in una sola notte, caratterizzate dalla piegatura del grano e che a tutt'oggi non possono essere spiegate, proprio per la velocità, la rapidità e la complessità dei disegni. Ci sono varie ipotesi che si sono fatte negli anni, ci sono anche naturalmente dei falsi che sono stati provati da cosiddetti circle makers, che sono proprio dei veri appassionati di queste forme e che in una notte o più notti riescono a fare dei cerchi con delle strumentazioni anche abbastanza sofisticate, ma ci sono una grande parte di questi disegni che la cui mano umana non è ipotizzabile. E anche dal punto di vista proprio chimico, quindi come il grano viene piegato e non spezzato, il grano continua a crescere anche se il primo nodulo subisce un ingrossamento per effetto di una certa energia che viene sparata sul grano stesso, e questo ha fatto ipotizzare appunto che possa esserci una connessione con l'aspetto alieno, con astronavi che possono posarsi vicino al grano e imprimere una certa forza radioattiva ed elettromagnetica e generare queste onde che determinano la piegatura del grano, anche perché in molte di queste formazioni sono state trovate delle polverine bianche che sono state trovate anche in altri siti di presunti atterraggi di oggetti volanti non identificati o di addaccio, cioè nei casi di rapimento. Quindi è un fenomeno affascinante e che anche in questo caso ha delle ipotesi varie, come quella extraterrestre che ho appena detto, quindi relativa a un contatto che il grano può avere con un presunto oggetto volante non identificato. C'è anche un'altra ipotesi più naturale, che è quella della l'ipotesi terrestre, cioè che la Terra, in questo caso in corrispondenza di bacini d'acqua sotterranei e a determinate frequenze, possa generare una onda elettromagnetica e co-
comunicare con queste forme, con questi simboli, con l'uomo. E qui entriamo in una sorta di religione ancestrale, come quella dello sciamanesimo, che vuole appunto che la terra sia un'entità viva e senziente, e che quindi utilizza questi modi per comunicare con l'uomo. Quindi ecco che questa è un'altra ipotesi affascinante, che non riguarda direttamente, diciamo, l'ufologia, ma che sicuramente riguarda l'uomo, quindi il modo di comunicare con la natura e la natura di comunicare con l'uomo. Questo è un po' il quadro generale dei cross circle. A livello italiano, dalla fine degli anni 90 ad oggi, ci sono stati delle apparizioni di questi cerchi, molte, a dire la verità, sono state false. Noi stessi ne abbiamo studiati tre che sono apparsi in Umbria tra il 2003 e il 2005, nella zona di Marasciano, di Gubbio, di Ellera, di Castel del Piano, quindi parliamo della provincia di Perugia, e tutte quelle, diciamo, le apparizioni che noi abbiamo registrato si sono rivelate dei falsi. Abbiamo trovato delle tracce proprio di paletti e corde che fungono da compasso per fare il cerchio, eccetera. Però ci sono state anche delle altre formazioni, come ad esempio a Fogliano della Chiara, a Sabaudia, al nord in Trentino, che non sono spiegabili con la mano dell'uomo. Ecco, questo è un po' il quadro generale. Adesso, se tu magari hai qualche domanda anche su questo fenomeno, se avevi sentito parlare. No, io ho sentito parlare, anche ho visto dei film su questo argomento, no? Però ecco, non bravo. Ci sono stati, mi sembra, anche un film con Mel Gibson, mi sbaglio, Ha introdotto proprio un argomento interessantissimo, perché proprio in corrispondenza dell'uscita del film in Italia e in Europa, Science, con appunto Mel Gibson, c'è stata la mia pronuncia inglese è americana, tu sei in America, la mia pronuncia americana è disastrosa, ma comunque non si preoccupare, tanto parliamo comunque della stessa cosa. Questo film che introduce l'ipotesi cross circles alieni, cioè in quel film infatti si parla di un collegamento vicinissimo tra naturalmente, vabbè, lì abbiamo un film che deve fare scalpore, quindi c'è naturalmente l'invasione aliena preceduta da questi crop circle che sono come una specie di avvertimento. Però ecco, cosa ha determinato questo film? Ha determinato un'esplosione di cerchi nel grano in tutto il mondo, in Italia che non è da meno ovviamente, di circle makers, di questi appassionati che hanno voluto anche loro, diciamo, guadagnarsi qualche articolo sul giornale facendo, diciamo, questi cerchi. Quindi come per l'ufologia bisogna stare sempre molto attenti, perché si rischia di denigrare un po' un fenomeno che invece di per sé è molto affascinante. Se guardiamo i cerchi nel grano che appaiono da sempre in Inghilterra, in zone come vicino a Stonehenge o a Aylesbury, la collina di Silbury Hill, insomma, lì sono veramente dei cerchi grandissimi, immensi, e dove sono descritte delle simbologie molto complesse. È impossibile che anche una mano umana possa creare tali disegni così complessi in una notte. Quindi deve esserci per forza un'altra spiegazione, che purtroppo ancora sfugge agli scienziati, che stanno tuttavia facendo ricerche, quindi prendono il fenomeno molto seriamente. Adesso, al di là del film, che poi è stato ovviamente una, sai, no, anche tu, i film devono essere, devono fare scalpore, devono essere d'impatto, certo. Però ecco, il fenomeno resta un fenomeno molto misterioso, anzi dirò di più, è più misterioso ancora dell'ufologia stessa. Diego, sei stato straordinario. Allora ricorda brevemente il tuo portale e poi ci salutiamo. Sì. Bene, allora potete seguire le nostre ricerche su www.vexplan.net, email lacommissione@vexplan.net, allora voleste chiederci ulteriori domande. Il numero di telefono cui potete raggiungerci è 347-3263-579, e noi ci risentiamo con il prossimo argomento fra due domeniche. Ciao Carlo. Grazie, buona permanenza negli Stati Uniti.
Grazie, ringrazio a te e a tutti gli ascoltatori, una buona giornata.